Eccoci, buonasera, buonasera e bentrovati ad Arte e Pedagogia. E siamo stati per qualche settimana presi dalle cose del Natale e quindi abbiamo aperto una finestra, come dire, di vacanza, di vacazio. E oggi ci ritroviamo con Mariella Fabris, che saluto e ringrazio, e Domenico Castaldo, che pure saluto e ringrazio. E quindi oggi Arte e Pedagogia va così per puro caso, il caso di un grande architetto, va a Torino, ma insomma ancora qualche momento perché per introdurre proprio per bene i nostri ospiti, come sapete ci accompagna sempre il buon Basile, il nostro autore di riferimento con Lo Cunto dei Conti e quindi sapete che chi ci segue dalle diverse settimane in cui appunto Arte e Pedagogia va avanti, che io pizzico ogni volta, insomma, qualcosa che mi sembra che possa aprire, no? Possa veramente darci il là. E stasera ho prelevato questi due piccoli stralci, sempre da un'apertura della quarta giornata in particolare. Ed è un piccolo canto, diciamo, che dice: Esci, esci sole, riscalda l'imperatore. Non piovere, non piovere, che voglio andare a smuovere il grano di Mastro Giuliano. Allora, mi piaceva questa idea che, oddio, come dire, la stagione qui è piuttosto fredda, sia a Torino che a Napoli. Però mi piaceva non solo questa invocazione al sole che un po' ci andiamo cercando in questo passaggio, quindi proprio del Natale, no? Che è questa luce nuova, che si apre, no? Nell'inverno, ma anche l'idea di smuovere, e qui il riferimento è al grano, e quindi a qualcosa che, no, che propiziamo per la stagione nuova che deve ancora arrivare. E quindi con questa idea, con questa immagine, sia del sole, ma dello smuovere la terra, ecco, voglio ecco, andare, oggi vi voglio portare a Torino. E voi direte, ma perché Torino, questa città, come dire, piuttosto per noi di riferimento, in particolare per la cultura che è stata della fabbrica, del produrre. E quindi io vorrei restare stasera su questa idea, no? Cioè di una città che è ancora il simbolo, pur se non strettamente legato alla fabbrica, comunque della fabbrica dell'immaginario, della fabbrica della produzione di arte, cultura, design, no? Torino ci apre, insomma, un sacco di finestre oggi. E allora io inizierei con Mariella Fabris, che sì, attrice, ma diciamo un'intellettuale. Mariella, io ti vorrei presentare soprattutto come una persona che opera attraverso le arti performative, per trasformare luoghi, per trasformare anche saperi, e per farli diventare cultura, per farli diventare modi di essere, modi di vivere, modi con cui trasformare poi il proprio vivere in un vivere politico, cioè che ha un impatto, diciamo, di tipo sociale. E allora, Mariella, la tua storia, per chi la conosce, di quelli che ci sta seguendo, che anzi saluto e so che ci seguono proprio veramente in tanti, da tanti posti diversi. Per chi ti conosce e per chi non ti conosce, è una storia che parte dal teatro fatto e pensato dentro il contesto operaio, dentro il contesto della fabbrica. E quindi vorrei partire da lì, perché arte e pedagogia prova a rifare una geografia del dove ci si forma e come ci si forma, attraverso quali pratiche. E allora si pensa sempre alla fabbrica come un luogo assolutamente altro dalla scuola,
Mentre qui vogliamo riportarlo dentro invece questa geografia formativa. E quindi con te, ecco, voglio proprio fare questo salto sì all'indietro, ma io direi necessariamente in avanti, cioè nel presente del produrre, no? Quindi questa esperienza, Mariella, ci fai anche un po' assaggiare questo clima? Oh, grazie Maria D'Ambrosio, eccomi, eccomi. Volevo concorrere con il calore della Napoli, con i fiori, infatti concorro con i tuoi fiori, ho messo qui un giacinto profumato. Sai che la città di Settimo, diversa da dove vive Domenico, Castaldo, torinese, no? Credo che ci sia proprio Torino, no? Vero Domenico? Sì. Io vivo a Settimo Torinese che profuma di Farmitalia, noi viviamo di chimica, di un profumino. Entrando dalla città c'è profumo di caffè, c'è la lavazza che subito ti dà, ah, che bello, ho caffè. Quindi vedi, lì siamo di nuovo vicini tra Napoli e Torino, il Settimo torinese in particolare. Quel profumo quando è troppo fa male, ma la città prevalentemente ha questo profumino di Farmitalia e di un centro di raccolta acque sporche, quindi abbiamo il depuratore e quindi la città di Settimo di nuovo si conferma come una città che raccoglie cose da pulire, raccoglie da... Pensa tu, io l'ho sempre pensato come il luogo del Teatro Settimo. Ecco, bello, bello, grazie di questo, perché veramente quando c'era lo spettacolo Affinità Elettive di Goethe, uno spettacolo con 6 donne in scena, in tutto il mondo, siamo arrivati anche fino a Melbourne con quello spettacolo, tutti ci dicevano ma vivete in una bella città, uno spettacolo così rappresenta una bella città. E poi quando venivano a trovarci i nostri artisti amici vedevano che c'era poco negli anni passati, adesso è una bella città, abbiamo una sindaca meravigliosa. Ecco, questo è un po' il quadretto Settimo torinese, io dico sempre ridente cittadina industriale. Quindi siete partite, anzi molto al femminile, no? Ricordiamo la figura di Laura Curino. Sì. Sì, Laura, Lucilla, Adriana, Affinità Elettive, eravamo 6 donne ed era ancora così un inizio nostro di opera collettiva grande, di grande femmine, di grandi femmine. Quindi non un posto dove, come dire, collegarsi all'attività appunto della fabbrica, ma anche dove voi vi siete immaginate e poi avete fatto il vostro teatro, no? Sì, abbiamo giocato così tanto di immaginazione dentro a queste fabbriche, noi figli della Fiat, abbiamo giocato così tanto di immaginazione che siamo riusciti a trascinare anche la città, a pensare che un parco era necessario, adesso c'è un bellissimo parco che spero diventi anche un po' un bosco sacro, un luogo cimiteriale, c'è il cimitero sacro. La Settimo immaginata che diventa vivibile nel centro, cioè la Via Italia era a doppio senso di circolazione con dei camion, adesso si passeggia, si chiacchiera amabilmente, tutti i momenti dove noi artisti abbiamo cercato di spingere all'immaginare una città nuova dal nostro punto di vista di quando eravamo giovani. Adesso i giovani di oggi continuano, perché un giovane graffitaro, per esempio, ha fatto appena dipinto un pettirosso meraviglioso, enorme, e avrei voluto avere con me la poesia della Emily Dickinson sui pettirossi, un pettirosso operaio, perché gli uccellini, quelli piccolini, rimangono qua in città e il pettirosso è considerato un operaio che sta lì e cerca di sopravvivere facendo nido sopra un semaforo, quando c'erano i semafori, fa nido in luoghi bassi, piccoli, perché non ha un volo alto.
E le città servono almeno ai Pitti Rossi, no? Queste città così di provincia della provincia. Ma siamo diventati anche, abbiamo concorso alla capitale, della, capitale di, della cultura nel, l'anno scorso, abbiamo vinto il secondo posto dopo Palermo, prima di Recanati. Quindi siamo, ci siamo vantati di questo secondo premio. Infatti quindi, sono andata a trovare Emma Danti, ha detto: Emma, siamo solo secondi, stai attenta, la città di Palermo ha vinto. Noi che non abbiamo neanche una mattonella del 400, abbiamo appunto un, molta archeologia industriale, spazi meravigliosi che pian piano stanno diventando luoghi di cultura. La Paramatti, io ci sono stata dentro un anno e mezzo e come dicevi tu, ho smosso questo smuovere. Per un anno e mezzo, incredibile, mi emoziono solo al ricordo, perché in quella fabbrica sono rientrati tutti gli ex lavoratori, ormai anzianotti, che con grande stupore sono, si aggiravano nei vari reparti della Paramatti. Li ho fatti incontrare con la scuola, quindi bambini dalla scuola elementare fino alle superiori e scuole serali. Entravano nella fabbrica e lì era l'officina dell'immaginario. La Paramatti è diventata adesso la più grande biblioteca del Piemonte, Archimede. Incredibile. Arrivano questi sogni, questo immaginato arriva pian piano, ci vuole tempo, pazienza, ma arriva. Arriva tantissimo, ritorna questa grande, grande fatica costruita da tutti, perché io ho finito la storia Teatro Settimo nel 2000, sono più di 10 anni da sola sul territorio, ho cercato di documentare tutto quello che potevo. E ci sono due film, docufilm, firmati da Piavoli, meravigliosi, che continuano a vincere dei premi, che raccontano sia la Paramatti che la Farmitalia, due fabbriche importanti. Così che questo documento voleva andare anche oltre, lo sapete, no? Il teatro è effimero, rimane, cosa rimangono? Delle fotografie dell'attore, delle scene, no? E fare questi documentari, devo dire, se penso adesso che ci sono i tirocinanti nella biblioteca, ci sono questi giovani che vanno, mi chiedono: ma posso avere una copia? Dove sono questi? Perché si racconta che la Archimede era una fabbrica. E quello lì è lì che aspetta di essere guardato, visitato, studiato. Quindi il luogo del fare, no? Cioè tu prima ci. Luogo di fare, sì. Chiamarmi, definirmi un intellettuale, no, non sono. Ma anche per il tipo di teatro che ho sempre inseguito, cioè non ho mai costruito un copione prima nella nostra cultura, non so, Domenico, ti appello anche, non è un copione, fare il teatro è costruire man mano e poi il copione arriva alla fine, deve arrivare alla fine, ma non è mai prima, no? Forse uso l'accezione intellettuale nel senso pieno, no? Cioè comunque pensando ad un intelletto incarnato, quindi necessariamente incarnato, quindi un intellettuale in senso totale, ecco, che parte dal suo essere totale e lo restituisce anche agli altri, perché tu prima dicevi sì, immaginare, ma il passaggio al fare poi è importante, è parte di quel processo dell'immaginazione e del senso stesso dell'immaginazione, cioè fare, trasformare poi quella, no, quella visione in un progetto concreto. E quindi sembra incredibile, no, che in una storia di una cittadina, forse destinata a diventare semplicemente la periferia, ma recuperare la matrice operaia, la matrice, come dire, produttiva, ha significato poter realizzare dell'altro, no? Anche in mancanza di quella fabbrica, di quelle attività,
e sostituirne delle altre. Quindi io lo riprenderei questo concetto dell'intellettuale, cioè proprio viene sicuramente, diciamo, facile nel caso di voi teatranti, no? Stasera ragioniamo tra chi il teatro lo fa, non solo lo pensa, non solo lo progetta, no? ma lo fa. Quindi questi due livelli che in genere teniamo separati nella nostra cultura, anche quella proprio del senso comune, cioè il fare e il pensare, invece ad arte e pedagogia li facciamo tornare alla stessa casa, diciamo. Quindi questa, no, questa riconnessione, questa ricucitura è importante. Ci siamo persi negli anni, no? Abbiamo separato, no? Il fare dal pensare, mentre insomma sostanzialmente per l'umano le due cose stanno strettamente insieme, Mariella. Quindi... Davvero, davvero, deve essere così assolutamente. Io non so, sono stata dentro a questo modo, cioè l'officina teatrale, Teatro Settimo, eravamo il laboratorio Teatro Settimo, la compagnia Laboratorio Teatro Settimo è stato veramente pratica, vita, teoria, verifiche, errori, scambi, ricerca di maestri, è proprio una scuola aperta, a cielo aperto, un laboratorio a cielo aperto. Scuola teatrale, non è un vanto, ma noi come Teatro Settimo abbiamo costruito poi un modo di fare il teatro, di esistere anche, perché comunque in una città negli anni 80, dove la droga girava, eravamo a rischio tutti, ci siamo salvati salvandoci, abbiamo anche salvato. Sì, questo laboratorio significa proprio rimettere al centro il lavoro, no? Il processo produttivo e quindi trasformativo che ha a che fare con il fare cultura, no? In tutte le forme. E allora io me ne andrei nella città, Domenico, no? E con Domenico, quindi dalla fabbrica e comunque dal territorio operaio, diciamo, di Settimo Torinese, farei questo salto, Domenico, alla città, diciamo, fabbrica, per antonomasia, che è Torino, ma con Domenico Castaldo e quindi con Lab Perm, ecco, il salto è anche più ardito, perché lo avevamo annunciato, lo spazio da cui sei collegato stasera, tra l'altro, Domenico, dici che cos'è? Perché io ho detto è un ex cimitero, un po', diciamo, anche semplificato, per immaginarci che un territorio, come dire, abitato dalle pratiche artistiche, quindi è uno spazio, appunto, uno spazio d'arte, uno spazio di cultura, uno spazio di formazione. Però dove vi siete, appunto, dove vi siete insediati? Grazie. Allora, noi siamo, poi mi piacerebbe ricollegarmi a qualcosa che diceva Mariella, la relazione con il Laboratorio Teatro Settimo. Comunque, parto dal tuo stimolo, che è questo di, da ormai 12 anni il Lab Perm, insieme ad altre compagnie, occupa questo spazio, lo spazio dell'ex cimitero di San Pietro in Vincoli, e lo utilizza appunto come luogo di prove, luogo di formazione, luogo di ospitalità, insomma, un vero e proprio teatro, pur non essendo un teatro. Quindi è questo luogo magico, un po' particolare, un ex cimitero del 1700 con ancora le lapidi, un chiostro e la ex cappella con tutti i teschi in gesso in cima, che è diventata un vero e proprio teatrino piccolo, dove prima dell'emergenza sanitaria stavano 100 persone, 99 persone, insomma, questo è. Poi ha tanti anfratti che noi abbiamo utilizzato anche come luoghi performativi. Questo è quindi il tema, diciamo, della trasformazione qui, e quindi
se vogliamo, dell'insediamento rispetto ad uno spazio che era già qualche altra cosa, in particolare appunto un luogo di sepoltura. L'operazione qual è stata? Perché allora oggi si parla molto della capacità di rigenerare gli spazi, comunque di riconvertire la destinazione d'uso, no, dei vari spazi, insomma, spesso abbandonati e poi recuperati. Però quello che mi interessa è come voi avete interagito con la storia di questo luogo. Perché altrimenti, come dire, sembra che uno faccia pulizia su una lavagna e possa scrivere poi dopo qualsiasi cosa. Allora mi interessa proprio, Domenico, capire come voi avete lavorato su questo strato, no? Su questo strato del 1700, un luogo di sepoltura. Sì. Quindi un luogo sacro, no? Sì. Ma innanzitutto c'è, appunto, acchiappo, volevo continuare un attimino il discorso di Mariella, nel senso che loro, sì. Ma anche per un afflato, perché per me il Laboratorio Teatro Settimo, quando ho iniziato a fare teatro, è stato importantissimo, e ancora ricordo quando debuttai lì con il mio secondo spettacolo, proprio Mariella mi accolse con un bigliettino, insomma, per cui proprio un'emozione incredibile. E loro erano quelli che hanno contribuito insieme ad altri, ma a dare possibilità dove appunto a delle persone, e ancora questa storia della Paramatti lo racconta, che Mariella cita, a dare possibilità a delle persone che non avrebbero avuto possibilità, ma in quegli anni, per una questione di provenienza sociale, Laboratorio Teatro Settimo e tanti altri hanno contribuito a questa liberazione del teatro, cioè aprire porte dove erano chiuse. Per cui anche gli spazi industriali che vengono ripensati, come dire, vivono delle trasformazioni, un processo trasformativo diverso da quello che, per esempio, abbiamo vissuto noi qui a San Pietro. L'ex cimitero di San Pietro era già precedentemente stato un luogo di concerti, un luogo di cultura, soprattutto nel chiostro. Poi è diventato una biblioteca, la biblioteca del cinema, e in dismissione, quando hanno dismesso la biblioteca, hanno dato a queste tre compagnie che erano in cerca di spazio questo luogo. E abbiamo sempre un po' improvvisato, non ci hanno chiesto di destinarlo a una sala teatrale, non ci hanno chiesto subito di aprire un teatro qui, ma poi col tempo è diventato una necessità delle compagnie. Per me è stato ed è sempre di più il cercare di restituire alla città un luogo di... elitario, ma per tutti, un luogo di ritiro, di raccoglimento, di calma, di pace, un luogo dove si riesca a valorizzare questo il passaggio del cancello da una città caotica. Poi siamo in mezzo a un mercato quasi, anzi al sabato fino a poco tempo fa c'era il mercato fino avanti alla porta di San Pietro. Attraverso questo cancello entri in tutto in un altro mondo, non vedi più la città, vedi il cielo, ed è veramente affascinante. Allora è un luogo dove, se uno veramente riesce a lavorare su di sé, ricostruisce la prima funzione del teatro, che è quello che mi viene da dire, Mariella diceva, il bosco sacro, cioè un luogo sacro, un luogo dove l'incontro ha qualcosa di speciale. Sacro non ha niente di serioso o di... noioso, anzi è altamente gioioso, è dedicarsi proprio all'incontro. Allora questo a noi ha permesso, uno dei primi lavori, che forse non il primo che abbiamo presentato qui, è stato una messa, una finta messa all'interno della cappella, dove c'era questo prete, padre Jacob, che prima di entrare a dire la messa, allora c'erano le persone, tutti gli spettatori erano
i partecipanti alla messa, accompagnati da due attrici, c'era il sacrestano, poi mentre stava per entrare padre Jacob, c'era l'angelo della morte che gli diceva: guarda, non ti devo portare via perché la tua millesima messa, avevi firmato un contratto che lui aveva dimenticato, e insomma se lo voleva portare via prima che la messa iniziasse. Contrattavano, dice: guarda, è vero, il contratto diceva alla millesima messa, questa è la millesima messa, ma alla fine, per cui tu dovrai stare con me fino alla fine della messa. Per cui c'era questa messa dove avveniva di tutto. Per esempio, questo è come abbiamo interpretato il luogo da un punto di vista creativo, ma poi abbiamo lavorato nelle cripte. Però il centro è proprio quello di cercare di dare respiro a questi muri, in certi momenti anche alla pace che può evocare, nel senso di un luogo di dove l'incontro è al centro, no? Dove una specie di luogo dove ci si può incontrare, e questo avviene anche gli artisti che vengono ospiti qui, si rendono conto che l'attenzione ha qualcosa di può avere qualcosa di speciale. Poi ci abbiamo fatto di tutto, ci sono stati anche, non mi sento responsabile di questo, anche, però dei rave party, e anche questi avevano, come dire, suscitavano un grande successo, insomma non era tra le mie prerogative, ma c'è stato un grande successo perché il luogo emana un fascino in sé. Per me la cosa più preziosa che questo luogo contiene è proprio la possibilità di creare un'isola, un mondo a parte, dal momento in cui attraversi il cancello. Se poi questo mondo, noi artisti, riusciamo a colorarlo, a farlo vibrare, ecco, a renderlo, animarlo come una nostra presenza sottile, più sottile, allora l'incontro è proprio speciale, ecco. Domenico, a me viene da dire che quando si realizza questo incontro, significa che quindi accade qualcosa e quindi si trasforma il senso della partecipazione da forma a qualcosa, e dal punto di vista poi, pensa tu, pedagogico, quello è il momento più alto, diciamo, che si chiama esperienza o formazione. No? Sì. Quindi sostanzialmente tu ci hai fatto ripercorrere un po', come se dicessi: guarda che forse il teatro, così come tutte le arti, e il teatro un po' è come se le contenesse tutte, è quello spazio che l'essere umano si deve dedicare, proprio perché è uno spazio altro dal ritmo, anche quello della città, no? Cioè in una città, comunque, così come a Settimo, una cittadina, così come nella città, c'è la necessità di aprire uno spazio altro. Quindi il luogo del sacro, lo spazio del sacro, ovvero lo spazio del teatro, lo spazio dove vai ad incontrare qualcosa che non è nel quotidiano. Ed è quella necessità, no? Di cui poi spesso nella nostra vita di tutti i giorni, anche nella vita amministrativa, a volte sentiamo la mancanza nei processi decisionali, la mancanza di un occhio che sia attento a questi spazi, cioè che sia attento a quella soglia di cui c'è necessità, e non necessariamente deve avere, ecco, la forma o comunque un'architettura già pensata per quello scopo, cioè sia nel caso di Settimo Torinese che di Torino, stiamo parlando comunque di spazi dentro i quali poi si è dato vita a un lavoro di tipo artistico, possiamo chiamarlo, ma la parola, diciamo, forse più specifica è quella del laboratorio, quindi di un luogo di lavoro, di sperimentazione continua, no? Quindi anche di ascolto, probabilmente. Cioè, mi immagino molto questa dimensione del
leggere, no? Osservare dove ci si trova, che spesso invece si ha sempre nel ritmo quotidiano l'ansia di fare, di sapere già dove andare, invece è un po' nella sosta, un po' nel girovagare, insomma, che possono nascere delle cose. Quindi sostanzialmente, Domenico, io ti direi, ma quindi senti la responsabilità, sentite voi del Lab Perm, che poi siete veramente un gruppo fenomenale, posso dirlo, con gran cuore, diciamo, grande senso, no, della passione per quello che fate, cioè sentite la forza del, come dire, anche del vostro impegno, cioè quindi non siete artisti ma siete formatori, cioè sentite questa responsabilità sociale o pensate di essere dei bravi intrattenitori? No, nel senso, grazie di tutte queste belle parole. Formare, cioè, in realtà poi la nostra madre ci ha formati con il seme di nostro padre, e quella forma lì è già meravigliosa e perfetta. Poi c'è quest'altra cosa, nel senso che la fortuna che abbiamo avuto anche grazie a questo luogo che ci è stato consegnato e del comune, giusto, Domenico? Sì, il comune c'è. Esatto, un tempo era più spazio semplice pubblico, avere spazio pubblico. Sì, c'è uno spazio pubblico. Sì, un tempo era più semplice avere spazi, man mano che sono passati gli anni è diventato sempre più difficile, se non privati, uno li compra o li affitta, ma questo è ancora uno spazio pubblico. Noi ci teniamo molto a mantenere questa etica dell'azione, no? che citavi prima, no? del fare, di una, agire, un pensiero agito e agire un pensiero. Allora, quello che più che decidere di formare, appunto, è quello che dicevi prima, di trasformare. E cosa possiamo, in che modo possiamo trasformare? Allora, la fortuna è che ci siamo dedicati molti anni a studiare, studi come funziona questo mestiere, e alla fine, attraverso un'autodisciplina, si sono costruiti, diciamo, una coscienza. Questa coscienza si può provare a trasmetterla attraverso dei percorsi che si conducono con le persone. Allora, se il percorso riesce a dare degli strumenti a queste persone e quindi a trasformarli, siamo riusciti nel nostro intento, che possiamo dire educativo o formativo, ma è una cosa che fa la persona dal momento in cui inizia a costruire un rapporto di fiducia. Quindi, e questo luogo è anche interessante, può essere molto utile, perché appunto a seconda di come viene utilizzato, ma siamo sempre noi, credo che la stessa cosa potrebbe avvenire all'interno, e sicuramente avviene all'interno della Biblioteca Archimede, avviene in tutti quei luoghi in cui l'essere umano ha agito pensando non a un guadagno, al guadagno proprio, ma a cosa si può guadagnare entrando in relazione con un altro essere umano al fine di una crescita, al fine ecco, con un fine intellettuale o filosofico, no? Una crescita della nostra conoscenza, del nostro sapere. Per cui ho usato molte parole per dire che la cosa più straordinaria che si possa immaginare è quello di riuscire a condividere dei percorsi dove, dal nostro punto di vista, cerchiamo di far vedere come certe cose che per qualcuno sono più difficili, per noi sono più facili semplicemente perché le abbiamo praticate tanto di più. E allora, sia da scrivere un testo, da dirlo, da relazionarsi con un altro essere umano, a come attraversare uno spazio, come respirare, ma semplicemente perché l'abbiamo praticato di più. E allora non è tanto io adesso ti formo, ma ecco, prova a usare questa esperienza, guarda se ti aiuta. Se ti aiuta, bene, se no ne troverai altre che ti aiutano meglio. Quindi stai parlando, diciamo, di
di un'esperienza, di una metodologia, di un approccio che viene usato, diciamo, per la persona, non per la persona da formare, diciamo, alla pratica artistica, per la pratica artistica, no? Quindi stiamo parlando di una funzione sociale molto ampia, molto estesa, quindi questo luogo è abitato soprattutto da cittadini, no? Chiamiamoli così, cioè da persone che non hanno l'ambizione di diventare attore, performer o quant'altro, ma di persone che vogliono contattare un altro modo di fare esperienza di sé attraverso le pratiche, in questo caso teatrali. E su questo io, diciamo, sottolineerei il vostro capitale, no? Cioè il fatto che è un valore sociale che... Qual è in genere un po' la tipologia? Cioè, riuscite ad intercettare l'interesse, ecco, della città in senso ampio, o è ancora, come dire, difficile arrivare a persone anche molto diverse tra di loro? No, ma sempre grazie, nel senso che noi abbiamo diviso in due parti. Esiste, diciamo, la formazione e l'autoformazione, cercare di mantenere l'autodisciplina nel gruppo, e adesso stiamo introducendo nuovi giovani che vogliano apprendere questa tecnica. Però in questo momento, e Mariella sicuramente lo sa meglio di me, cioè è molto complicato riuscire a immaginare cos'è il teatro, cosa deve saper fare uno che fa teatro. Negli anni 90 era piuttosto chiaro. Io appunto vedo Settimo, vedi i loro spettacoli e dici: ah, ecco, questo è quello che voglio. E però quel luogo era un luogo creativo, il teatro era un luogo dove ci si incontrava perché avvenivano quelle cose lì, cioè gli spettacoli. Ora è sempre più complicato. Ora, per cui ci stiamo chiedendo, lunedì 11 inizieremo la scelta, un percorso per selezionare delle persone che entrino all'APPER, e abbiamo discusso un giorno, dice, cosa gli chiedi? Di che cosa? Esatto, il profilo. Sì, cioè, che cosa? Come? La disciplina, sì, ma la visione, il talento, e allora qualcuno che invece ha tanta disciplina ma ha meno talento, insomma, queste sono domande. Questo da un lato, per la professionalizzazione. E poi c'è la LUPA, la Libera Università sulla Persona in Armonia, che è questo progetto in cui abbiamo pensato che tanti dei nostri soft skill, come si dice, delle nostre appunto potenzialità costruite con l'autodisciplina, possano essere trasmesse a delle persone, possono essere praticate con delle persone, dalla scrittura autobiografica alla messa in scena del proprio testo, a parti del nostro allenamento quotidiano, percorsi sulla lettura, quindi tutta una serie di soft skill, di esperienze che noi abbiamo maturato e che cerchiamo di condividere con le persone, perché magari questo può aiutarli a comunicare un po' meglio con se stessi, con gli altri e con qualcosa di più grande di noi, cioè che la società o fino a chissà cosa. Ecco. Quindi Domenico, quando noi diciamo di arte e pedagogia, diciamo dove l'educazione si fa sensibile, ecco, l'ABPERM è uno di questi posti, e sicuramente, diciamo, la matrice di Settimo Torinese è stata una, diciamo, di quelle... No, di quei punti di riferimento da cui poi si parte, perché non si parte mai da se stessi, si parte sempre da incontri, dai maestri, dalle maestre, no? Da punti di riferimento. E andrei appunto con Mariella, però farei questo salto, perché mi interessa anche come poi nel tempo, Domenico, tu dicevi adesso è tutto cambiato, no? Anche il rapporto proprio con lo spettacolo, a parte, diciamo, questo momento ormai abbastanza lungo, diciamo, che ci tiene lontani anche dalle forme appunto dello spettacolo e tutto quanto. Però diciamo che c'è anche, io dico comunque per fortuna, un rapporto diverso con l'idea dello spettacolo. E allora mi interessa molto, Mariella,
facendo ovviamente molti salti, perché poi chiaramente stiamo parlando di una carriera molto lunga, di processi, quindi nella tua ricerca anche molto lunghi, però il fatto che tu da un po' con Cibo Angelico stai lavorando portando il teatro dentro le case, no? Anche qui sembra come l'ex fabbrica, il teatro in casa, no? Sono anche un po' diventati delle mode. Ma io sottrarrei tutto questo dalla moda, perché mi sembra che quel teatro che tu porti nelle case restituisca alla casa quella dimensione che noi forse abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora in questo momento, appunto, in cui la casa diventa anche il luogo di incontro con l'altro, che però non è nello stesso tuo luogo fisico. E allora mi interessa questa operazione che fai e che mette in collegamento con col nutrimento, quindi con questa dimensione che sì è molto fisica, molto materiale, legata al nostro organismo, no? Ma che ci ricorda che tutto quello che passa attraverso questa dimensione materiale poi ci nutre in senso totale. E poi noi qui, diciamo, nella cultura della Magna Grecia abbiamo questo rapporto col cibo che è molto altro, appunto, cioè che ci porta, no, ad una dimensione dell'incontro, dello stare insieme, del condividere. Quel condividere lo stesso piatto per noi significa molto, no? È già proprio il segno di una forte amicizia, diciamo. Allora voglio sentire, no, come è stato questo passaggio e tu che cosa incontri, diciamo, perché la casa? No? Ah, Maria, bellissima. Maria, sono grata di questa domanda, perché certo, andare nelle case nasce da una mancanza, da un'assenza. Io ho difficoltà, quindi, no? Apprezzo molto. Non sento tanto bene quando parli tu, però il filo è, Domenico ha una casa adesso, è lì in quel luogo, ed è il luogo delle relazioni, dell'incontro, del costruire, praticare, fare teatro. Io credo che il teatro si possa viverlo dappertutto. Chi ha una storia da raccontare è teatro, chi ha memoria di sé con gli altri è teatro. Chi si relaziona con gli altri è teatro. Cioè, io in questo viaggio nelle case confermo che forse anche senza il teatro, senza quella casa, posso permettermi di vivermi e chiarire con persone che non sono mai state a teatro. Davvero, Maria, io mi ritrovo con persone che non sono mai entrate in un teatro. E dopo l'esperienza con Cibo Angelico, molti vanno a teatro e ti chiamano, mi hanno chiamata chiedendomi, dicendomi, guarda, ci ho provato, sono trovata bene, sai, però ci sono attori che sono così noiosi, non ti dicono niente, dai, ti parlo così in Veneto, perché il gruppo di Venezia ha un teatro Goldoni, cioè questi amici di Venezia hanno il Goldoni a due passi e non sono mai entrati. Allora, si può davvero viverselo questo teatro ricostruendo la propria storia personale. Ognuno proprio un oggetto, un luogo prezioso che deve non deve stare più chiuso nella casa, no? Non deve stare chiuso nella casa, quella casa lì diventa un luogo pubblico. Cioè, la responsabilità di queste famiglie è questa, non è più che arrivano i parenti da lontano, che non ne arrivano neanche più perché non si capisce, non c'è neanche più questo scambio tra parenti, arriva una che racconta, vuole raccontarti una storia, vuole fare da mangiare per tutti. Quindi la casa, quella celletta, tanti sono gli appartamenti, diventa luogo pubblico, diventa il teatro pubblico, diventa, non so come dirlo, e io sono incantata ogni volta, perché se dovessi dar retta a tutte queste famiglie che mi chiamano, non sarei più a casa mia,
che poi vabbè non me ne frega niente più di tanto, ma non ho neanche il teatro a Settimo, non ho più quella comunità, non c'è per me quella più, c'è un teatro a Settimo che fa la programmazione, meno male, ci sono altre realtà che lo vivono, ma io mi sono messa in questa condizione di andarlo a cercare ogni volta, diverso. E non è il teatro alla moda, come dicevi tu, che l'attore va e esige i fari, la scatola teatrale. In questi circuiti di teatro fatto in casa, addirittura il pubblico fino all'ultimo momento non gli viene confermato dove va a vedere lo spettacolo. Quindi gli organizzatori fanno anche questa cosa come, no? Organizzano questa cosa come esotico, vado nella casa di chissà chi. Mentre chi organizza sono proprio le famiglie, cioè vogliono dire sì agli amici degli amici, con il rischio anche di trovare persone che o di persone che non vedono più da tempo. E in questi momenti proprio vicini al lockdown, a queste fasi in questi momenti di pausa, si è accelerata questo bisogno, no? Di aprire la porta e di avere come catalizzatore una persona assolutamente estranea, che poi divento amica e torno nelle case. Infatti mi sono inventata anche un altro racconto, oltre a quello degli gnocchi, Cibo Angelico, il racconto che mi ha lasciato Antonio Tabucchi. L'ho perseguitato per 3 giorni a Torino, fino a che non mi ha lasciato il racconto, dove ho dovuto svelare che io l'avevo già usato nel 2005, 2004-2005, l'avevo già usato il racconto, gliel'avevo già rovinato, l'avevo tradito. Tradito. E allora lui mi ha detto, va bene, c'è una pagina di suo pugno scritta nel mio diario di viaggio che mi dice, dai, continua a raccontarla al mondo. E io vedo Antonio Tabucchi da una parte e Nonna Pascolina dall'altra che mi sorridono e mi dicono vai avanti con lo schiacciapatate. Allora nelle stesse case torno con un racconto che è di Nico Rengo, e siccome a me piacciono le acciughe, l'albero delle acciughe, che è una battuta tra l'altro della parte di mia madre calabrese, che in questa montagna in Calabria vedevano poche acciughe, quando finivano le dicevano Nicolì vai che le trovi sugli alberi le acciughe. e la mamma, e il teatro sei andato a trovare come le acciughe sull'albero, insomma, così vado a cercare. Quindi c'è la nonna veneta con lo schiacciapatate, le acciughe che sono quindi la mancanza della mia mamma che amava tanto le acciughe, e così che è diventato un format, come si dice, va di moda adesso, è un modo, perché nelle stesse case ritorno e dico vabbè mi suggeriscono anche dei racconti loro, mi suggeriscono delle ricette, io che non sono capace neanche di fare un uovo fritto, giuro non so farlo un uovo fritto, brucio tutto. Quindi questi gnocchi li faccio per divinazione di quel sacro che mi porto, che coltivo, e smuovo veramente il desiderio di dire dai, ricordatevi, sicuramente una storia l'avete raccontata quando eravate piccoli, dai, siete stati a scuola con la professoressa a vedere un Goldoni fatto da schifo in qualche teatro quando eravate, no, nella scuola media, dai, ricordatelo, perché ci si dimentica, e niente, alla fine. Quindi c'è questo smuovere, no? E quindi smuovere, sì, per poi raccogliere patate, raccogliere... Per fare questa operazione di dono e poi te ne torni carica di doni, da quello che capisco. Sì, io vorrei tanto avere con me qualcuno che... cerco di scrivere... il diario è per il pubblico. Aspetta che... Io... Obbligo. Ti ho perso per un secondo, non so se è soltanto io che ti ho perso, mi sono persa. Sì, sei tornata. Parlavi del diario, Mariella. Sì, del diario di viaggio scritto dal pubblico. Domenico, se tu vieni a mangiare sti gnocchi, Cibo Angelico, ti chiedo dopo di scrivermi, e le persone che non hanno neanche più scritto una lettera, si mettono lì con una tale attenzione, dovete vedere le scritture diverse. Infatti io volevo pubblicare il libro del diario, poi con Laura Bebione abbiamo cercato di mediare e mi ha fatto pubblicare un libro meraviglioso
ti ho mandato il PDF perché tu lo leggessi, Maria. Sì, sì. Ritornare lì a quella pratica, queste persone scrivono a mano sulla, sul quaderno, dare e avere, un vecchio brogliaccio che è già finito perché ho più di 200 case, quindi ho già il terzo volume di, no, di diario scritto dal pubblico, che è una pratica dare, che dare, dare e avere, ma sì, dare e avere, un vecchio brogliaccio. Dare e allora, prima che finiamo, che forse siamo, diciamo, ancora ci abbiamo una decina di minuti, però volevo appunto questo gioco del dare e dell'avere. Domenico, vi piacerebbe che tu ci facessi entrare un po' di più nella vostra pratica sonora musicale, no? Che quest'altro registro, no? Quindi dal racconto e dall'impastare. Invece la pratica legata al sonoro e quindi a questo necessario e fisico, no? In questa interazione molto, molto forte che viene dall'uso della musica. Non è distante dall'impastare. Immagino. Cioè, è soltanto che cosa impasti, ma l'impasto compare in due o tre forme. La più evidente è quella di impastare le voci, no? Adesso noi siamo in cinque, e allora lavoriamo ore e ore a cercare di capire come impastare le voci, che però nasce da questa cosa qui, di accordarsi. E allora accordarsi ha come radice il cuore, e allora bisogna fare in modo che i nostri cuori battano insieme, e questa cosa del fare in modo che i cuori battano insieme significa che potete immaginare che allora impastiamo le nostre essenze proprio come quando poi l'impasto deve essere morbido, deve essere consistente, deve essere liscio, quindi acqua, farina, patate, in questo caso sale. Non so se metti anche le uova, Mariella. Metti anche no. Le uova? No. Bene. Due scuole con uovo e senza uovo. Ok, sì, no, io sono senza uovo anche come scuola. Ah. La scuola di gnocchi è senza uovo anche per me. Insomma, detto questo, accordarsi significa riuscire a avere una calma mentale, perché appunto c'è spavento, paura di sbagliare, distrazione. Allora invece c'è questa cosa qui che ci si trova su un livello che non è verbale, e questo è ci si incontra su questo accordo che è un livello di comunicazione non verbale. E poi le voci iniziano a uscire e la voce inizia, può veramente essere qualcosa che impasta il sangue, non so come dire, però impasta questa parte di noi che passa attraverso il corpo, ma non è solo il corpo. E allora, e questa è una cosa interessantissima, per esempio sullo spazio, per fare un quadro sullo spazio, che lo spazio in sé inizia a suonare quando... per esempio, se ci sono state delle attività, naturalmente parlo di impressioni, per cui potete prenderle come delle boiate tranquillamente, però impressioni molto forti. Se c'è stato un rave party, per esempio, quando noi iniziavamo a cantare dopo queste attività, la stanza suonava male. Ci mettevamo un paio di giorni per riportarla a regime, perché i muri vibrassero in armonia con noi. Dopo giorni che, per esempio, magari perché lasciamo la stanza agli altri e fanno altre attività, perché ritornino a vibrare con noi questi e quindi anche la risposta dei muri, ci vuole del tempo, ci va pazienza, ci va calma, ci va ascolto, molta attenzione. Allora, questa adesso io posso descrivervela così. Questa pratica, che è una pratica che sta andando ad agire sempre di più
sulla calma interiore, sul cuore. E naturalmente si affianca e cerchiamo di usare tutto quello che il teatro ci dà e andare anche un pochino più in là. Quindi torniamo al senso di sacro, al senso di rituale, al senso di all'attenzione. Ecco. E quindi è molto bello, Domenico, quello che ci restituisci di questa vostra quindi di questa vostra capacità di ascoltare il luogo. Quindi il luogo ha la memoria di quello che succede. E quindi è un, come dire, è un processo quello nel quale voi vi innestate. Quindi non è che accade subito, quindi non è un fatto, no, legato appunto alla mia bravura di esecuzione sonora, canora, ma è altro, no? Quella capacità poi di ascoltare, di interagire con lo spazio. Ed è molto bello perché, come dire, ci dà il senso anche di un processo che è più lento, che ha bisogno di tempo, così come dell'impasto, no? Di cui prima ci parlava Mariella. E quindi Domenico, voglio dire una cosa a Domenico. Lui ha un gruppo di persone che con lui lavora ogni giorno. Io rischio parecchio nelle case, la cacciara, il rumore, la gente che va e viene, ma il fatto che io arrivo nella mattina, se si fa la spesa insieme, ma nel pomeriggio entro nella casa, comincia il rituale. La roba sacra che andiamo a cercare noi artisti, Domenico, è incredibile come chi mi ha chiamata pian piano riesce a proteggere quel clima, quella qualità dell'ascolto, tanto che certo l'attrice dall'altra parte è sola, ma non c'è una convenzione, non ci sono delle quinte, non ci sono degli effetti speciali, qualcosa, cioè lo sappiamo come lo fai anche tu il teatro, ma ancora di più, no? E sei esposto davanti a questo pubblico, chiamiamolo, queste persone che ascoltano, e c'è un cantare insieme, se vogliamo parlare appunto del canto, un respiro insieme, e io me lo sento soprattutto quando chiedo quando faccio pause più lunghe. Ci sono dei momenti in cui dico se volete, si può sentire il fremito delle ali, tutto si ferma, anche il trattore che era passato 10 volte, che mi aveva già fatto venire i nervi, l'aereo. A Napoli ci sono gli aerei, vedo una napoletana che si sta collegando, gli scienziati che sono persi, Nicola Tiziana Cravero, che vedo che ci sono delle persone che mi stanno seguendo, ecco, lì non so perché c'è un miracolo che viene costruito insieme, c'è un sentire, un purificare l'aria e dire bene, siamo davvero in quell'orto dove la nonna sta raccogliendo semplicemente delle patate e fra un po' saranno anche pronte e abbiamo fame di relazioni, di vita, di essere, di esistere. Cioè il teatro esisterà fino a che esiste umanità in qualsiasi punto del mondo e diventa... Cioè, poi gli artisti sanno lavorare, Domenico è grandioso, con i resti di un cimitero. Cioè, sono solo gli artisti quelli che sanno qual è la strada e devono essere ascoltati. E, per prendere altro tutto come un dono, e per questo io vi ringrazio, Mariella, Domenico, ringrazio tutti quelli che... insomma, ci seguono e che hanno tra l'altro lasciato segno, no? Nei saluti, ricordi, sottolineature delle cose che stavamo dicendo, ci è arrivato tutto, e quindi un saluto, veramente un ringraziamento, ma il ringraziamento di questo dono per chi ci ricollega questo riferimento al suono, all'impasto, ma anche all'orto, a questa idea che poi è stata un po' quella che ha animato la nascita di Arte e Pedagogia, cioè l'idea di piantare scuole. E allora ce lo auguro vivamente, e con questo do appuntamento al prossimo giovedì alle 18. Coraggio! Coraggio! Grazie, coraggio! Coraggio a tutti! Sì, ciao! 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 Ciao. Ciao.